Allora, amici, siamo alla seconda lezione riguardo la vita di Giuseppe. L'altra volta ci siamo fermati in tutti i sensi a Sichem, dove Giuseppe incontra quest'uomo che lo direziona verso il suo destino. Qual è il destino poi di Giuseppe? Se avete letto la sua storia. Il suo destino è che lui arriva a Dotan, dove quest'uomo l'aveva indirizzato, lui incontra i fratelli, ma i fratelli, già vedutolo da lontano, decidono di fargli del male e così accade. Prendono la loro veste che il padre gli aveva regalato, una bellissima tunica, probabilmente di lino colorata, e gliela tolgono di dosso, lo buttano nel pozzo. Però dice: che famo, non ci guadagniamo due soldi, e quindi vedono arrivare degli ismailiti e vendono Giuseppe a questa carovana. Quindi Giuseppe ha appena subito, noi vediamo questo, noi stasera parliamo dell'episodio di Giuseppe e la moglie di Potifar, ma vi do il quadro per farvi capire come è arrivato Giuseppe lì in Egitto da Potifar. Quindi Giuseppe ha appena subito il più alto e feroce tradimento che qualcuno possa subire. Perché io lo so che noi siamo traditi da amici, da fratelli, da genitori, a volte da figli che ci possono deludere, da mariti, da mogli, ci sono tradimenti, ma un tradimento così come quello che ha subito Giuseppe. Un tradimento come quello di Giuseppe non è da poco, perché lì c'è anche un discorso di vita, cioè la sua vita era in gioco, hanno tentato di ammazzarlo. È stato rigettato, venduto dalla propria famiglia e lo hanno spogliato dei suoi averi e della sua dignità, fondamentalmente, no? Allora, io non so voi, ma non posso neanche immaginare quello che Giuseppe ha passato, quello che ha pensato tra Dotan e l'Egitto in questo viaggio in carovana. Io non riesco a pensare quello che lui possa aver, come si possa essere sentito, perché la Bibbia, come giustamente qualcuno mi ha fatto notare, non mi evidenzia lo stato sentimentale di Giuseppe. Però è un giovane Giuseppe con una vita perfetta, figlio preferito di papà, molto amato dai genitori, non gli manca assolutamente nulla, un papà molto importante tra l'altro, e all'improvviso, tutto gli viene portato via e lui stava lontano da tutto e da tutti. Però questa è forse la risposta alla domanda che mi è stata fatta oggi riguardo ai sentimenti di Giuseppe. C'è qualcosa che è rimasto nel cuore di Giuseppe, nel suo essere, che nessuno e neanche i fratelli potevano strappargli. È la conoscenza dell'Eterno e il timore di Dio. Gli hanno potuto strappare tutto, le vesti, la dignità, la vita. Ma il timore e la conoscenza che lui aveva di Dio, quella è rimasta. E io lo so che è rimasta perché poi ne abbiamo le prove guardando le azioni, le reazioni di Giuseppe. Il timore di Dio non è. Il timore di Dio non è un sentimento, non è qualcosa che sento. Il timore di Dio è una certezza che è radicata nel mio profondo. E che si manifesta attraverso le mie azioni e le mie reazioni. Se hai timore di Dio, se sei una persona che teme Dio, tu non hai bisogno di dirlo. Chi teme Dio non deve dirlo, sarà visibile, si vedrà. In Proverbi 20, al versetto 11, dice: anche il fanciullo si fa conoscere con i suoi atti se ciò che fa è puro e retto. Anche il fanciullo si fa conoscere
con i suoi atti se ciò che fa è puro e retto. Si capisce attraverso le sue azioni quello che c'è nel cuore. Ed è questo che renderà grande Giuseppe. Giacobbe, il papà, lo ha insegnato bene, lo ha istruito bene. Giacobbe deve avergli raccontato del sogno che ha avuto, della scala, degli angeli che salivano e scendevano. Deve avergli raccontato della sua lotta contro quell'uomo che apparse e che gli cambiò il nome in Israele e gli cambiò il destino per sempre. Deve avergli raccontato, Giacobbe, di suo papà Isacco, di come è nato in modo soprannaturale. Gli deve aver parlato di suo nonno Abramo, con cui Dio fece un patto eterno. Cioè, Giacobbe gli ha raccontato la storia di famiglia e lui, Giuseppe, ha un padre, Giacobbe, un nonno, Isacco, e un bisnonno, Abramo, con una storia importante ed eterna. Infatti, c'è un versetto sempre in Proverbi, Proverbi 22, questo lo conoscete secondo me, ammaestra il fanciullo sulla via da seguire. Ammaestra il fanciullo sulla via da seguire ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio. Ammaestra il fanciullo sulla via da seguire ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio. Questo, a mio avviso, è il dono più prezioso che possiamo fare ai nostri figli. Non è dargli una religione, non è dargli un elenco di fare e non fare. Non è dargli un elenco di dogmi e dottrine, ma mostrargli, come ha fatto Giacobbe, una relazione parentale, parentale, di fratello, che modificherà poi questa relazione, questa consapevolezza di chi sei figlio, cambierà per sempre ed eternamente le nostre vite. Non per niente Gesù, quando insegna la sua preghiera, no? Quando i discepoli gli chiedono insegnaci a pregare, lui fa questa preghiera che è una preghiera modello ed esordisce così: Padre nostro, Padre nostro. Non dice Dio mio, non parla di Elohim, non parla di Yahweh, ma dice Abba, Abba, Avachenu, Avinu, perdona, Avinu, Padre nostro. Padre nostro, padre, è lì, è sulla consapevolezza che Dio è tuo padre, è lì che inizia il Vangelo, la buona notizia. Non è un Dio lontano che punta il dito contro di te, ma è un padre con cui hai una relazione che ti sta vicino. Questa consapevolezza, io sono certa che Giuseppe ce l'ha radicata nel suo essere. Ed è quella consapevolezza, quel timore che lo porta a compiere la sua chiamata, che lo porta a far sì che i suoi sogni diventino poi realtà. Anche se le cose non vanno come il film che ti sei fatto in testa, perché tu pensi, allora, mi hanno chiamato, una chiamata, vorrei fare questo, penso di fare questo, questo e questo, o andrò qui, andrò lì, andrò là. Non andrà come dici tu, andrà come dice Dio, ma arriverai dove Dio ti ha mostrato, perché Giuseppe sapeva dove arrivava, solo che non sapeva come ci sarebbe arrivato. Nessuno poteva immaginare che per arrivare ad essere secondo al faraone, perché questo è quello che poi accadrà, Giuseppe prima doveva essere tradito. Rifiutato, rigettato dai fratelli, tradito, venduto, falsamente accusato, ed è quello di cui parleremo tra poco, e per un tempo dimenticato. Ma tutto questo, che ci piaccia o no, che lo si possa capire o meno, fa parte della preparazione di Dio per noi. Perché non c'è cosa più triste che vedere qualcuno che raggiunge una vetta, che raggiunge l'apice, senza preparazione. E senza un carattere formato per rimanere lì, perché i disastri sono grandi. Qualcuno al seminario mi disse che i doni ti portano in alto, ma è il carattere che ti fa rimanere lì. I doni ti portano in alto, ma è il carattere che ti fa rimanere lì in alto.
il carattere va forgiato. Non ti dico che tutti dovranno passare tra prigioni e false accuse, ma sicuramente la prova per chi vuole arrivare a compiere la missione c'è per tutti, perché Dio prova col fuoco. Ed è proprio una di queste prove che noi vediamo oggi, la falsa accusa di tentata violenza che la moglie di Potifar fa a Giuseppe. E andiamo a leggerci la Bibbia. Genesi 39, è lì che stiamo. Leggiamo i primi versetti. Or Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò dagli ismaeliti che lo avevano portato laggiù. L'Eterno fu con Giuseppe ed egli prosperava e stava nella casa del suo padrone, l'egiziano. E il suo padrone vide che l'Eterno era con lui e che l'Eterno faceva prosperare nelle sue mani tutto ciò che faceva. Così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui ed entrò al servizio personale di Potifar, che lo fece sovrintendente della sua casa e mise nelle mani tutto quanto possedeva. Dal momento che l'ebbe fatto sovrintendente della sua casa e di tutto quanto possedeva, lo ripete due volte la Bibbia, l'Eterno benedisse la casa dell'egiziano a motivo di Giuseppe. E la benedizione dell'Eterno fu su tutto quanto egli aveva, in casa e in campagna. Allora, fermiamoci solo un secondo. La volta scorsa, nella lezione precedente, abbiamo visto che Sichem è una valle che si trova tra due monti, dove secoli dopo Dio fece dichiarare tutte le benedizioni da una parte e tutte le maledizioni dall'altra parte. Infatti, in Deuteronomio 11:29 è scritto: avverrà che quando l'Eterno, il tuo Dio, ti avrà introdotto nel paese che tu vai ad occupare, tu porrai la benedizione sul monte Gerizim e la maledizione sul monte Ebal. Io voglio farvi vedere una cosa che sta in Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 è l'elenco delle benedizioni che saranno dichiarate sul monte Gerizim. E dice così: guardate, ora se tu ubbidisci diligentemente alla voce dell'Eterno il tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti prescrivo, avverrà che l'Eterno il tuo Dio ti innalzerà sopra tutte le nazioni della terra. Tutte queste benedizioni verranno su di te e ti raggiungeranno se ascolterai la voce dell'Eterno il tuo Dio. Sarai benedetto nella città e sarai benedetto nella campagna. Domanda. La Bibbia ripete in Genesi 39 che la casa era benedetta e anche la campagna. Benedetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del suo suolo, il frutto del bestiame, i parti, le vacche, il frutto delle tue pecore. Benedetti saranno il tuo paniere, la tua madia, benedetto quando entri, benedetto quando esci. L'Eterno farà sì che i tuoi nemici, vada bene, questo è per qualcuno, l'Eterno farà sì che i tuoi nemici che si levano contro di te siano sconfitti davanti a te. Usciranno contro di te per una via, ma fuggiranno davanti a te per sette vie. L'Eterno ordinerà la benedizione di essere sopra di te, nei tuoi granai e in tutto ciò a cui metterai mano, e ti benedirà nel paese che l'Eterno il tuo Dio ti dà, e ti benedirà nel paese che l'Eterno il tuo Dio ti dà. L'Eterno ti stabilirà per essere lui, per lui un popolo santo, come ti ha giurato, se osservi i comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio, e se cammini nelle sue vie. Così tutti i popoli della terra vedranno che su di te è invocato il nome dell'Eterno e ti temeranno. L'Eterno, il tuo Dio, ti colmerà di beni nel frutto del tuo grembo, del bestiame, frutto del tuo suolo, nel paese che l'Eterno giurò ai tuoi padri di darti. L'Eterno aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia, a suo tempo per benedire tutta l'opera delle tue mani. Se presterai a molte nazioni, tu presterai a molte nazioni, alleluia, ma non prenderai nulla in prestito. L'Eterno ti fa essere la testa e non la coda. Sarai sempre in alto e mai in basso se ubbidisci ai comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio, che oggi ti prescrivo, perché tu li osservi e li metti in pratica. Così non devierai né a destra né a sinistra da alcune delle parole che oggi vi comando per seguire gli altri dei e per servirli.
Allora, ve l'ho voluto leggere tutti questi versetti, perché se non l'avete visto, questa è la descrizione di Giuseppe. O no? Non l'avete vista anche voi come il Potifar vede che l'Eterno è con lui? Perché vede? Perché è visibile? Perché ovunque Giuseppe mette mano, prospera. Perché tutte queste benedizioni, come dice l'Eterno benedisse la casa a motivo di Giuseppe, ma non è Giuseppe che è re Mida e dove tocca diventa oro, è la benedizione di Dio che passa attraverso Giuseppe. Perché? Perché Giuseppe osserva i comandamenti del Signore. Questo fa uscire la benedizione. È l'osservare, è il temere Dio. Quando temi Dio, questa promessa che arriverà tra un bel po' di secoli, perché quello che vi ho letto adesso sono parole che accadranno, che saranno dette secoli dopo. Giuseppe incarna nella propria vita, prima ancora che venisse pronunciato, è la prova tangibile di che cosa succede a chi teme l'Eterno. Lo rappresenta nella sua carne, attraverso la sua vita, tutto quello che poi Mosè invece passerà a scrivere. Tutto ciò che le tue mani, e questa è una promessa pure per me e per te, che tu ci creda o non ci creda, se ci credi è meglio, se non ci credi pazienza, ma questa è la promessa, tutto ciò che le tue mani toccheranno prospererà. Ma non perché hai le mani magiche, appunto, ma a motivo della tua obbedienza e del tuo timore. La cosa straordinaria, poi, è che la casa di Potifar è benedetta grazie a Giuseppe. Quindi, quando tu osservi i comandamenti, persino un pagano che vive con te, che ti riconosce, usufruisce di questa benedizione, la vive. Vive di riflesso questa benedizione. Potifar è stato molto intelligente, a mio avviso, perché lui ha visto che Giuseppe non era un uomo qualsiasi, un servo qualsiasi. E siccome è un leader, Potifar, ma per davvero, vede il potenziale, capisce che c'è qualcosa di diverso e gli affida tutto. Questo fa un buon leader. Se sei chiamata a essere leader, questo è quello che fa un buon leader. Riconosce, delega, promuove. Riconosce, fa crescere, delega e promuove. Allora, arriviamo però al triste momento. Genesi 39, versetto 6. Arriviamo alla signora, poco signora della storia. Genesi 39, versetto 6 dice: così Potifar lasciò tutto quanto ne aveva nelle mani di Giuseppe e non si preoccupava più di cosa alcuna, tranne del suo proprio cibo. E poi la Bibbia ci tiene a dirti: or Giuseppe era bello di forma e di bell'aspetto. Te lo devi dire. Dopo queste cose avvenne che la moglie del suo padrone mise gli occhi su Giuseppe e per forza. E gli disse: coricati con me. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: ecco, il mio padrone, badate che cosa risponde Giuseppe. Ecco, il mio padrone non si preoccupa di quanto ha lasciato in casa con me e ha messo nelle mie mani tutto quanto ha. Non c'è alcuno più grande di me in questa casa. Egli non mi ha proibito nulla, tranne te, perché tu sei la moglie. Come dunque, guardate che risponde, come dunque potrei io fare questo grande male e peccare contro Dio? Nonostante il fatto che lei ne parlasse a Giuseppe ogni giorno, egli non ha consentito a coricarsi con lei né a darsi a lei. Un giorno avvenne che gli entrò in casa per fare il suo lavoro e non vi era in casa nessuno dei suoi domestici. Allora ella lo afferrò per la veste e gli disse: coricati con me. Ma egli lasciò in mano la sua veste, fuggì e corse fuori. Quando ella vide che egli le aveva lasciato in mano la sua veste e che era fuggito fuori, chiamò i suoi domestici e disse loro: vedete, egli ci ha portato in casa un ebreo per prendersi gioco di noi. Egli è venuto da me per coricarsi con me, ma io ho gridato a gran voce:
Come egli mi ha udito alzare la voce e gridare, ha lasciato la sua veste vicino a me ed è fuggito ed è corso fuori. Così, e la tenne accanto a sé la veste di lui, finché il suo padrone non fu tornato in casa. Allora egli gli parlò, ella gli parlò in questa maniera: quel servo ebreo che tu ci hai portato è venuto da me per prendersi gioco di me, ma come io ho alzato la voce e ho gridato, egli ha lasciato la sua veste vicino a me ed è fuggito fuori. Così, quando il suo padrone udì le parole di sua moglie che gli parlava in questo modo, dicendo: il tuo servo mi ha fatto questo, si accese d'ira. Allora il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise in prigione nel luogo dove erano rinchiusi i carcerati del re. Egli rimase quindi in quella prigione. E questa si conclude questa fase, questo episodio della vita di Giuseppe. Allora, andiamola a vedere. Con consapevolezza, con Giuseppe, con alta morale, con etica, con senso di responsabilità, riconoscenza e timore di Dio. Tutto questo viene fuori dalla frase di Giuseppe di fronte al tentativo di seduzione. Viene fuori questo. Notiamo poi che al versetto, è tornato col vento, mi gira la pagina, al versetto 9, quando dice: non c'è alcuno più grande di me, lui conclude con: come dunque potrei fare questo grande male e peccare contro Dio? Di fronte a questa proposta indecente, lui classifica questa proposta come Gadol Ra, Gadol, non semplicemente Ra, che vuol dire male, ma Gadol Ra, un grande male. E conclude con Vechatati Elohim, e peccare contro Dio. Questa seduzione, questa proposta, agli occhi di Giuseppe è un grande male e un peccare contro Dio. Allora, il nome di questa donna non appare, così non sarà mai ricordato il suo nome. Quello che invece sarà ricordato come monito sono le sue azioni, che mostrano cosa? Una donna astuta, senza scrupoli, bugiarda, lasciva, senza rispetto del proprio marito. Questa appare, questa insistenza continua perché doveva, perché una donna così potente non può essere rifiutata da un servo. Allora ci prova tutti i giorni, ma una goccia cinese. E non è che sia un quadro così inusuale. Nella lezioni precedenti, quando abbiamo visto Davide, abbiamo visto l'opposto, cioè l'uomo approfittarsi di una donna, Davide che si approfitta di Batsheba, un uomo che usa la sua autorità per prendersi quello che non è suo. Qui invece vediamo una donna che cerca di fare altrettanto. E io penso che il problema, a mio avviso, non è e mai sarà una questione di genere, ma una questione di cuore. Ci sono uomini terribili e ci sono anche donne altrettanto terribili. In questo caso, però, a differenza di Davide, la donna non riesce nel suo intento. Giuseppe ha osato rifiutarla, rigettarla. E questo in una donna del genere, una donna che è abituata a comandare, una donna che è moglie di Potifar, un uomo potente, questo deve aver scatenato un profondo risentimento, un desiderio di vendetta, e purtroppo in questo riesce. Allora, anche se già a quei tempi l'adulterio veniva condannato, e vi ricordo che la legge di Mosè non era ancora stata data, Giuseppe non aveva la legge di Mosè, ricordatevelo questo. Noi abbiamo la legge, noi abbiamo il Nuovo Testamento, non che siamo sotto la legge, nel senso che noi ce l'abbiamo, che la possiamo leggere, che la conosciamo, ma Giuseppe viene prima di tutto questo. Giuseppe non ha nulla scritto. Giuseppe ha tutto orale, Giuseppe ha insegnamenti diretti del padre e del nonno, questo ha Giuseppe. E Giuseppe, questi insegnamenti gli sono bastati per camminare con Dio. Lui sapeva
Lui sapeva qual era la volontà di Dio, qual era la sua morale. Era consapevole che se fosse caduto in questa trappola, Gadol Ra'ah, grande male, avrei peccato contro Dio. Ecco, amici, fratelli, concittadini, l'enorme differenza che c'è tra Giuseppe e milioni di persone che pur di vivere un breve momento di piacere mettono purtroppo a repentaglio la propria vita e quello e quella della propria famiglia. Distruggono vite, distruggono famiglie perché a quell'insistenza, a quel tentativo di seduzione non hanno saputo dire di no. Non si curano queste persone dei danni che certamente seguiranno. Il segreto, a mio avviso, leggendolo qua, è proprio negli occhi. Come vedi, la donna, la moglie di Potifar, nei suoi occhi aveva concupiscenza. Vedeva che era giovane e bello e ha cominciato a desiderarlo e alimentato questo desiderio. Quindi vedeva piacere in quell'azione. Nel sedurlo, e se ci fosse riuscita, lei vedeva qualcosa di piacevole. Giuseppe, invece, che aveva timore di Dio, in quella proposta non vede un male, vede un grande male e quindi vede la verità, perché quella seduzione portava male. Portava il male. È come vedi, e la differenza è il timore che ti fa vedere bene. La Bibbia ci riporta poi, perché lei ci prova, no? Dice coricati con me, lui dice no, gli risponde farei un'offesa a Dio, bla bla bla. Ma poi la Bibbia continua dicendo che lei ne parla a Giuseppe tutti i giorni. Allora, da donna. Sono sicura, la Bibbia non me lo dice, mi dice solo che ci prova tutti i giorni, ma sono sicura che non si limita a chiedere vuoi coricarti con me? Allora mi è venuto in mente, mentre preparavo lo studio, chi conosce il trio con la Marchesini, Lopez, Solenghi, c'era quella scena di lei che diceva Pedro vuoi bere qualcosa? Pedro bevi qualcosa? Pedro. Allora non è che questa donna dice Giuseppe, vuoi coricarti con me? Coricati con me, Giuseppe. Mi viene da ridere, ma non è che glielo dice così. Questa sicuramente tira fuori ogni arma di seduzione. Allora, se ci avete 2 minuti e ce l'avete, vi faccio vedere un video per farvi vedere. Oh, logico che c'è, come si dice, una cosa poetica. Del regista, ma secondo me è altamente possibile. E questo qui, vediamo se lo sentite. Allora, questo è dal film Giuseppe del 1995, mi Padrona, pare. Giuseppe. Credevo che ci fossimo E spiegati. questo è Giuseppe, bel ragazzo, con la Sì, moglie di io ti ho Potifar. capito, ma credo tu mi abbia giudicata male. E così ho deciso di offrirti un'altra occasione. Oddio, sembra Fermo! questo parlare così basso e sensuale. Giuseppe. Forse. Forse se noi parlassimo un po', potremmo conoscerci. E forse mi vedresti in maniera diversa. Ti accorgeresti di quanto io sia sola. Il mio sposo è lontano, è sempre lontano. La solitudine è una cosa terribile. Sì, lo so, fa male, ma... Tu non sei un uomo come gli altri. Qual è il mistero che c'è in te? Da dove vieni? Io appartengo a questa casa adesso. Raccontami di tuo padre. Dicevi che era un uomo potente, che aveva molte terre.
terre, animali, schiave, servitori. Sì. Era un uomo ricco allora. E credi sia felice per ciò che possiede? Non credo che siano le sue ricchezze a renderlo felice. E cosa allora? Penso che se mi potesse rivedere... Tu sai che potrei restituirti la libertà. Sì. No, non posso. Sarebbe un'offesa a Dio. Lo sai che mi vuoi. Guarda come stai tremando. Mi desideri quanto me, lo sento. Vieni, Giuseppe. Prendimi. Lasciami! Fermo! Ma insomma, chi credi di essere, stupido? Come osi ribellarti alla tua padrona? Il mio consorte potrebbe ucciderti per questo. Ok. Guarda, ve lo, bello, eh? Ve l'ho fatto vedere giusto perché a volte i nostri occhi hanno bisogno di farsi un'idea, di vedere, perché noi la immaginiamo molto, sono poche frasi, sono poche righe e non abbiamo profondamente idea. Io non dico che sia andata esattamente così, ovviamente il dialogo è opera del regista, per carità, ma è altamente plausibile che questa donna abbia tentato tutte le sue armi possibili di seduzione per farlo cadere. Tutto quello che poteva per farlo cedere. Ed è questo che mi fa pensare come questo ragazzo, un bel ragazzo, riesca a resistere giorno dopo giorno. Che cos'è che lo fa resistere? Il pensiero può arrivare. È inevitabile, non riesco magari a evitare che arrivi un determinato pensiero, un pensiero contro Dio. Può arrivare il pensiero, ma è nostro compito far sì che non attecchisca, che non si sedimenti nella mia testa e non alimentarlo. Perché se io lo faccio arrivare, poi lo faccio posare, e poi lo alimento, quel pensiero sicuramente diventa un'azione. L'abbiamo letto nelle volte precedenti con Davide, parlando di concupiscenza, che dice proprio nella lettera di Giacomo, quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è consumato, genera la morte. Questo è. Ma noi... Non so, sembra utopia, ma Giuseppe mi mostra che non è utopia. Noi possiamo dominare quel pensiero, noi possiamo dominare quel sentimento, quell'istinto, io lo posso dominare. Ne abbiamo il potere, noi cristiani assolutamente. Perché? Perché uno dei frutti dello spirito che è scritto in Galati è proprio questo, dominio proprio, autocontrollo. E il timore di Dio attiva l'autocontrollo, perché se temi Dio più dei tuoi desideri, automaticamente ti controllerai. Quanto è grande il timore di Dio, è enorme il timore di Dio in Giuseppe, perché la prima cosa che gli esce è: io pecco contro Dio. Ce l'hai chiaro, hai la consapevolezza, non potrai mai farlo, mai fare una cosa del genere, non potrai proprio mai farlo, perché io temo il Signore. La moglie di Potifar, quindi, che non escludo che sia davvero voi così bella, una bella donna, aveva escogitato tutto. E quando si trova però di fronte a un uomo integro, retto, lei deve ricorrere alla menzogna. Menzogna alla quale sono ricorsi anche i fratelli, che devono mentire al padre dicendo che il figlio gli è morto.
E qui vi voglio portare a vedere un punto che a me è parso molto interessante. In entrambi i casi, tra i fratelli e con la moglie di Potifar, protagonista, se ci avete fatto caso, c'è una veste. Entrambe le vesti strappate, tolte, ed entrambe le vesti usate per dimostrare una bugia. Ve lo faccio vedere. Perché questo non ne avevamo parlato, in Genesi 37. Lo spogliarono della sua veste, della lunga veste fino ai piedi che indossava, poi lo presero e lo gettarono nel pozzo. Versetto 31 dice: che fanno questi fratelli con questa veste? Presero la lunga veste di Giuseppe, uccisero un capro e immersero la veste nel sangue. Poi portarono la lunga veste del padre e dissero: abbiamo trovato questo. Furtangoli, vedi un po' se la veste di tuo figlio? Lui la riconobbe, Giacobbe la riconobbe e dice: è la veste di mio figlio, lo ha divorato una bestia feroce. Certamente Giuseppe è stato sbranato. Mamma mia, che pena per un padre, no? Come i fratelli, così come i fratelli hanno fatto, anche questa donna strappa la veste. E se ricordate cosa abbiamo letto adesso, lei se la tiene con sé fino a che non arriva il marito per mostrarla come prova di una menzogna che lei avrebbe detto. La parola per veste sono diverse, queste vesti, queste due parole, noi l'abbiamo tradotta in un solo modo in italiano, veste, ma in ebraico no. In ebraico la prima veste è ketonet. E chetonet o chetonet vuol dire tunica, una lunga veste di lino. La radice di questa parola semplicemente significa spalle, quindi è qualcosa che ti avvolge, che ti copre. La seconda veste è baged e vuol dire indumento, abbigliamento, semplicemente. Solo che la cosa interessante di questa è che deriva dalla radice bagad, che vuol dire. Guardate, agire a tradimento, che è quello che poi ha subito. Riflettendo su questi strappi di veste, su questo togliere la veste, su questo darla con menzogna, è come se ad ogni strappo lo spingessero verso una nuova fase. Ci avete fatto caso? La prima veste che viene tolta lo porta alla casa di Potifar. La seconda veste che gli viene tolta lo porta alla prigione. Non è più figlio, diventa servo. Poi non è più servo, diventa poi prigioniero. E alla fine vestirà un'ultima veste, che è quella di seconda al faraone. Allora, vorrei vedere con voi quattro versetti, vediamo se ci andiamo velocemente. Uno è Zaccaria. Zaccaria, versetto, capitolo 3. Al versetto 4 Dio dice: toglietegli di dosso quelle veste sudice. Poi disse a lui: guarda, ho fatto scomparire da te la tua iniquità e ti farò indossare abiti magnifici. Riguarda le vesti sempre, Luca 15 c'è una veste molto bella che è quella del figlio il prodigo. Quando il figliolo si pente, ritorna al padre, il padre gli va incontro correndo e dice: portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi. Faccio vedere un altro, Isaia 61. Isaia 61, 10. Dice: io mi rallegrerò grandemente nell'Eterno, la mia anima festeggerà nel mio Dio, perché mi ha rivestito con le vesti della salvezza, mi ha coperto col manto della giustizia, come uno sposo che si mette in diadema, come sposa che si adorna dei suoi gioielli, mi ha rivestito con le vesti di salvezza. E l'ultimo che vi leggo, Apocalisse 7. Versetto 9. Dopo queste cose vidi una grande folla che nessuno poteva contare, alleluia, di tutte le nazioni,
tribù, popoli e lingue. Questi stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, coperti di vesti bianche e avevano delle palme nelle mani. Alleluia. Allora, la veste è una pelle che viene tolta. Come il serpente, lo so che associamo sempre il serpente al Satana, ma non è sempre. Ma il serpente come animale ha questa caratteristica, che a un certo punto lui deve cambiare la sua pelle, la sua veste, per evolversi. Secondo Focus, mi sono andata a informare, cambia pelle perché la sostanza di cui è fatta, lo strato superficiale dell'epidermide non è elastica e non si rigenera. Quando i serpenti crescono, diventa come un vestito stretto che devono strappare. La veste è la nostra identità. Mostra la nostra redenzione, il nostro ruolo, è la nostra dignità. Per questo le nostre vesti, quelle che siamo chiamate a indossare, non possono essere date dalla nostra famiglia, forse all'inizio, ma non possono rimanere per sempre. A un certo punto ti devono stare strette e te le devi togliere. E non possono essere date neanche dalla società. La veste che devi portare non è la società che te la deve dare. Non è un Potifar della situazione, non è il tuo lavoro, non è il tuo lavoro che ti definisce. Queste vesti, quelle vesti che aveva Giuseppe, devono essere tolte per far sì che Dio, alla fine di questo processo, ci dia le sue vesti regali, come abbiamo letto in Zaccaria, i suoi abiti magnifici, che è riservato per ognuno di noi. Ognuno ha una veste specifica. Dio ha permesso quindi in Giuseppe che venisse tolta la veste di figlio perfetto, di figlio amato, forse viziato, non lo so. Poi ha permesso che gli venisse tolta la veste di servo. Gli è servita per un tempo, però non deve rimanere, è una fase, poi si va avanti. Dobbiamo evolverci senza guardare indietro con nostalgia. Dobbiamo cambiare le nostre vesti fino ad arrivare a mettere le famose vesti nuove che ci dà il Signore. E non possiamo camminare con le vesti nuove che Dio ci ha dato ed è costato un enorme sacrificio. Non posso camminare con queste vesti regali come camminavo con quelle che ci hanno messo prima della mia redenzione, della nostra redenzione. Io ho delle vesti regali addosso, non posso andare, camminare e mostrare e vivere come vivevo con le vesti da bambina o come vivevo con le vesti da serva. Io ho vesti regali e devo camminarne all'altezza. È la mia nuova identità. La rappresenta, come vi ho detto prima, la nostra redenzione, il nostro ruolo. Le vesti ci danno dignità. Coprono la nostra vergogna ed è Dio che copre la nostra vergogna. La prima veste la fece Dio ad Adamo. Non è la famiglia, non è la società, è Dio che ti deve rivestire. Quando Esdra, e sono in conclusione, ricostruisce il tempio, viene distrutto, no? Il tempio dei Babilonesi viene distrutto. Nemia ricostruisce Gerusalemme, ma il sacerdote Esdra, prima di Nemia, ricostruisce il tempio. E ricostruisce poi tutte le funzioni dei sacerdoti. E guardate che dice riguardo alle vesti. Esdra, Antico Testamento, Esdra, capitolo 42. Quando i sacerdoti saranno, sta dando delle direttive, delle istruzioni. Quando i sacerdoti saranno entrati, non usciranno dal luogo santo nel cortile esterno. I sacerdoti entrano dove? Nel luogo santo, cioè il luogo santo e il luogo santissimo. Nel luogo santissimo entra solo il sommo sacerdote, ma nel luogo santo, dove c'è i pani della presentazione, dove c'è la menorah,
dove c'è l'altare dell'incenso, potevano entrare i sacerdoti con determinate vesti. Ti dice, quando loro entrano con questi, poi quando esco nel cortile esterno, deporranno là le loro vesti con le quali prestano servizio, perché sono sante, indosseranno altre vesti e così potranno avvicinarsi a ciò che spetta al popolo. Le vesti che Dio ti dà sono sante, ma nel nostro caso non le togliamo mai, perché il nostro servizio è 24 ore al giorno. Io non entro, esco dalla santità. Io sono santa, sempre. E le mie vesti non sono più materiali che posso mettere e togliere, no? Siamo rivestiti di vesti spirituali, siamo rivestiti di santità, che solo Dio mi può dare questa veste. E per vestire di questi abiti, di questi nuovi abiti, io devo spogliarmi di tutto ciò che è mio, di tutte le vecchie vesti. Per quanto possa essere brutta questa situazione che Giuseppe ha vissuto, io trovo straordinaria questa veste che viene strappata, perché è un brutto gesto, vero, ma gli sta togliendo qualcosa affinché possa rivestirsi di qualcosa di più glorioso, non quella del prigioniero, ma alla fine quella di secondo al faraone e liberatore, salvatore di un intero popolo, perché grazie a lui non morirà nessuno di fame. Questa è la conclusione di questa lezione, che spero che sia stata interessante e che vi abbia fatto pensare e riflettere. E se avete domande, voi potete sempre contattarvi o scrivermi. Noi ci vediamo alla prossima volta. Baci.